Stamattina il titolo di questa parte è Dal prodotto allo storytelling al racconto, quindi la pubblicità, che è quella che poi fondamentalmente lancia in tutti gli strumenti che riesce ad utilizzare, riesce a diventare anche un messaggio sociale, perché questa cosa è comunque tutto comunicazione. E certo. In questo senso, allora, con noi abbiamo in diretta abbiamo Federico Bruggia, che è un regista di spot. Buongiorno Federico. Buongiorno. Clara Tosi Panfili, che è ideatrice e curatrice di AI, Artisanal Intelligence, quindi non artificiale intelligenza, ma intelligenza artigianale, e con noi collegata da Milano, reduce da una serata importantissima alla Scala di Milano, un'attrice, Euridice Axen, anche a sua volta ovviamente testimonial. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Euridice, che non si è riuscita però a collegare con noi con video, ma abbiamo una foto molto bella da lei approvata, che è una cosa molto importante con le attrici, bisogna essere da questo punto di vista attenti, ed è giusto, perché della loro immagine ovviamente fanno il loro lavoro, evidentemente, con tutto quello che significa la loro immagine a 360 gradi, e ne parleremo. Io comincerei, Maria, interrogando subito Clara Tosi Panfili, perché da una società come la vostra, che si chiama Intelligenza Artigianale, oltre all'ironia da me molto apprezzata nella vostra scelta di imitare, poi considerando l'inglese appunto quello che è, una cosa che si dice moltissimo di un'intelligenza artificiale, invece qui è il ritorno alle scelte personali, al coinvolgimento personale dentro la creazione. Dal vostro punto di vista, io vi chiedo, cos'è il lusso? È una domanda un po' larga, mi rendo conto, però declinata anche attraverso lo studio dei vostri lavori, secondo me può trovare... Arriviamo a una risposta. Dai. Allora, grazie di essere qui e di poter avere l'occasione di parlare e di raccontare un po' questa storia, che inizia più di 15 anni fa, parecchio tempo fa. Oggi mi sembra un po' strano parlare di questa filosofia di lusso, perché per me in questo momento storico la notiziona sono queste scarpe di Michael Jordan battute all'asta €1,5 milioni di euro, per cui questo mi sposta completamente da un'altra parte. Però diciamo che romanticamente io sono un architetto, quando ho iniziato a parlare di moda, l'altra mia grande passione è il cinema. Lo storytelling fa parte della mia formazione, per me ogni cosa deve essere una sceneggiatura, proprio perché questa passione per il cinema è lontana e è un sistema. Quindi, dovendo parlare di moda parecchi anni fa, il focus che ho fatto, nutrita da Artificial Intelligence di Steven Spielberg, è stato Artisanal Intelligence, perché la mia teoria è che gli artigiani sono anche degli scienziati. Non è vero che l'artigiano lavora solo con le mani, non è vero che si può dire che una cosa è di lusso perché è fatta con le mani. La mia politica è che dietro c'è una testa a comandare queste mani, che le grandi invenzioni sono state legate dalla sperimentazione molto spesso artigianale. Nel tempo, in tutto questo tempo mi ha dato ragione, purtroppo anche per eventi brutti, per la crisi, per situazioni che hanno rivalutato questo lavoro artigianale, dandogli quel vantaggio e quell'idea di lusso che è legata al fatto del pezzo unico, della cosa irripetibile. Non si può rifare, quindi non potendosi rifare, essendo un prodotto artigianale, è già di lusso. A questa cosa si lega anche il fatto appunto dello storytelling, del racconto, della narrazione, delle origini, della famiglia che produce, l'abbiamo sentito prima. Io compro qualcosa perché mi racconta una storia, perché aderisco a una filosofia, è quello oramai il concetto di lusso. Quindi la nostra comunicazione, che anche quella è cambiata nel corso del tempo, anche grazie a un discorso che chiamiamo oramai di estetica relazionale, no? Cioè abbiamo capito che una cosa non esiste da sola in quanto oggetto, ma esiste nella relazione che si crea tra quella cosa e me, tra chi la guarda. È cambiato proprio un sistema. Quindi questa intelligenza artigianale è una garanzia di lusso, perché appunto si basa sulla storia di quel prodotto e sulla tecnica di produzione di quella cosa. Ora, è vero che questa è una, come dire, un'introduzione che ci apre
a molte altre, se volessimo, no? A molti altri percorsi, abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di architettura, ma io invece voglio tornare al tema dal quale abbiamo cominciato, Alvaro, e cioè lo storytelling, la narrazione, la pubblicità. Ci sono molti, molti modi di, come dire, provocare i consumi nel mondo della moda anche, senza ricorrere agli spot, ma con altre forme di comunicazione, grandi eventi, eccetera. Eppure gli spot, il mondo della moda li utilizza moltissimo anche per declinare prodotti come profumi, non soltanto gioielli e vestiti. E dunque, adesso, come si costruisce il racconto per arrivare a un consumatore ventenne, appassionato di moda, ma magari anche limitato nei suoi mezzi? Federico Brugia. Buongiorno. Allora, sì, no, la domanda è efficace e pertinente, perché la cosiddetta generazione X rappresenta il segmento numericamente più importante, quindi sono non soltanto i consumatori del futuro, ma già oggi, insomma, sono tenuti in grande considerazione e hanno cambiato un po' le regole della, se non ancora della comunicazione, sicuramente dei formati, no? Una volta noi eravamo abituati a pensare allo spot. Quando io ho iniziato questo mestiere, la torta era divisa fra lo spot televisivo e la campagna stampa. Oggi raccontare uno storytelling viene declinato in tante cose, che sono sicuramente ancora lo spot televisivo, sicuramente ancora la stampa, ma c'è il web con tutto quello che comporta, gli eventi sicuramente. Spesso lo spot televisivo, nudo e crudo, nella realtà non è altro che il lancio di un contenuto più ampio che è storytelling puro sul web, brand content, piuttosto che cortometraggi. Sempre di più si perde la relazione diretta fra, come dire, fra l'informazione sul prodotto e il pubblico, e come Clara diceva prima, si comunicano cose altre, cose diverse che hanno a che fare con i valori, a volte valori direttamente collegati al brand, a volte valori altri, e qui ci si può ricollegare, magari ne parleremo più tardi, di tutto ciò di cui si parlava prima, quindi inclusività, sostenibilità, eccetera, che a volte sono valori che non c'entrano direttamente con il prodotto, con il brand che vogliamo comunicare, ma che il brand si fa carico, quindi, come dire, sponsorizzando un ideale, abbracciando dei valori importanti, in qualche modo crea un contatto diretto e una condivisione con le nuove generazioni, e questa è una cosa molto importante. Paradossalmente sembra quasi che si vada in due direzioni che sembrano opposte ma non lo sono. Da una parte la brevità del messaggio. Noi oggi comunichiamo con WhatsApp, con i tweet che impongono un numero di caratteri preciso. Non può che seguire questa tendenza anche la comunicazione, che deve essere in grado, rispetto a quello, vi ricordate, una volta c'era Carosello, no? Queste cose che erano lunghe. Noi ce lo ricordiamo, Federico. Eh no, certo. Ventenni forse ne hanno sentito parlare. No, ma certo, mi riferivo in questo momento a noi, e ecco, questo non può più esistere. Oggi un messaggio deve essere comunicato con brevità o con cose, come dicevo, altre, con intrattenimento. Quindi o sei breve o intratteni con delle storie che includono il prodotto in una maniera diversa. E poi la credibilità che è legato sia al discorso che prima dicevamo su, per esempio, la sostenibilità di un brand, dei prodotti, insomma, che vengono prodotti da un brand, eccetera. Ma io poi parlo da regista, quindi anche la credibilità stilistica. Vi ricordate, ancora una volta, oltre a Carosello, il passo successivo fu, si diceva sempre, la pubblicità alla Mulino Bianco, no? E si intendeva con quel modo di dire tutta quella cosa un po' falsa, no? Molto pubblicitaria, della famiglia, delle persone tutte ricche, tutte felici, tutte, no? E ecco, oggi lo stile anche di un film
noi li chiamiamo film, gli spot di un film pubblicitario, è uno stile che deve essere molto più cinematografico, dove la parola cinematografico implica una credibilità di quello che stai raccontando, no? Non si scelgono più i modelli, o non per forza, ma si va più sugli attori. Lo storytelling deve avere una narrativa che abbia qualche credibilità in quello che racconta. La fotografia si fa sempre meno patinata, ma anche nella moda, anche nel lusso, sempre meno patinata e sempre più cinematografica, appunto, quindi credibile. Insomma, quindi queste sono un po' le linee. E poi c'è anche questo aspetto del politicamente corretto che comincia a diventare anche, come dire, quasi obbligatorio, no? Negli spot. So di pubblicitari che nel casting devono tenere una certa percentuale e che, come dire, è assolutamente comprensibile, di diverse etnie, di diverso genere, di diverse professioni. Tutto questo, come dire, corrisponde ai bisogni anche di un consumatore che si vuole rispecchiare in una pubblicità che gli appartenga. È assolutamente vero ed è appunto infatti quello che oggi ci viene richiesto. Noi nel fare un casting dobbiamo essere inclusivi con uno spettro, con un raggio il più possibile ampio. Quindi se devo fare una famiglia, se faccio una famiglia allargata è meglio. E questo anche da brand assolutamente storicamente lontani da questo tipo di cose. Ha a che fare con la cosa che prima dicevo dello sposare dei valori e quindi rendersi credibili prima di tutto interpretando questo genere di esigenze, questo tipo di comunicazione. Quindi sì, assolutamente sì. Ma aggiungo, per esempio, la sostenibilità non è più soltanto un valore, e ha molto a che fare con quello che si diceva nel primo panel, non ha più soltanto a che fare con i valori che vengono comunicati, ma addirittura con il modo di produrre spot. Questa è una cosa curiosa e interessante che pochi sanno. Spesso, che poi diventa anche un modo per fare comunicazione parallela, questo è chiaro, però se porta del bene al pianeta tanto meglio che sia così. Spesso la stessa produzione degli spot viene fatta in maniera il più possibile sostenibile. Sto parlando di ormai moltissime aziende, moltissime case di produzione che hanno set plastic free, anzi ormai è quasi un'abitudine. Gruppi elettrogeni a basso impatto di inquinamento. Il gruppo elettrogeno è quella cosona che vedete fuori da un set quando passate, quando avete la fortuna o la sfortuna di passare in una via bloccata per un set, quel camion che produce energia perché tutte le luci possono essere accese, eccetera, eccetera. Ecco, questo, il gruppo elettrogeno era, ai tempi, una cosa estremamente inquinante che adesso attraverso varie modalità, insomma, può essere un po' meno inquinante. Insomma, quindi la produzione stessa cerca in qualche modo di essere il più possibile sostenibile. E questo è interessante, è vero? Sì, abbiamo entrambi i nostri ospiti precedenti portano Euridice a giocare in casa, perché abbiamo parlato di uno storytelling che parla di cinema e ovviamente della costruzione, addirittura tecnicamente siamo entrati con Brugia in un aspetto che Euridice conosce bene, perché ovviamente è sul set praticamente tutti i giorni. E l'altro giorno ci siamo incontrati con Euridice alla Festa del Cinema di Roma e, parlando di questo nostro incontro che ci sarebbe stato, lei ha detto una cosa che mi è molto interessata, perché parlavamo di brand e di persone che come lei li devono interpretare, insomma, no? Nelle occasioni in cui girano magari uno spot, fanno una campagna, oppure semplicemente perché sono presenti in un luogo da testimonial. E lei diceva che è arrivato, secondo lei, un tempo, è finalmente, direi, il tempo nel quale non è la persona che si adatta al brand, ma è il brand che tende ad adattarsi alla persona, con una, finalmente, diciamo, un'apertura un po' a 360 gradi a tutti i tipi di persone. E quindi, diciamo, al di là del discorso del genere, anche rispetto alla positività nei confronti del proprio corpo per quello che è. Euridice è un'attrice molto bella, lo vedete nell'immagine, ma insomma, da questo punto di vista credo che si trovi a suo agio in questa filosofia. Sarebbe interessante capire che cosa ha chiesto lei alla casa di moda, cioè che tipo di abiti vuole indossare per promuovere quello o quell'altro brand. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto.
ed è un piacere essere qui con voi stamattina. Mi spiace di questo collegamento fotografico, però sicuramente a proposito di immagine rende un'immagine migliore di quella che potrei rendervi io di persona, vista la serata di ieri che insomma è attirato per le lunghe. Ricordiamolo, Euridice ieri sera ha partecipato a una serata meravigliosa alla Scala, in cui una fiction Rai, un film Rai, quello su Carla Fracci, si è preso il giusto palcoscenico e è stato veramente importante bellissimo vederlo alla Scala, dove poi hanno fatto una proiezione cinematografica, per cui è qualcosa che di solito non accade. Però ritorniamo adesso su quello che è il contenuto e il programma del nostro webinar. E allora la moda sì, per tanto tempo i corpi si sono un po' dovuti adattare a quello che proponevano i brand, a quello che proponeva la moda e al filone. E adesso parlo per esperienza personale, ma non credo che sia solo la mia, vedo che la moda ha un occhio di riguardo nel descrivere quello che è la personalità delle persone che indosseranno i loro capi. E questo mi fa molto piacere, perché combatte il body shaming, perché valorizzata per quello che è e non per quello che dovrebbe essere, o ancora di più per quello che vorrebbe essere perché dovrebbe essere. E quindi entrare in questo loop di perfezione, che è una perfezione che però va anche a ondate, perché dipende poi dalla moda del momento, per cui non è neanche assoluta, è irraggiungibile perché poi cambia continuamente. E questo lo trovo veramente ingiusto, sia a livello proprio personale di chi deve vivere questo processo, e sia anche proprio come messaggio. E per cui nella mia esperienza personale io tendo sempre a indossare quello che mi fa sentire me. E sentire me significa valorizzare anche quelli che possono essere considerati dei difetti o qualcosa che non... proprio per cercare di farlo accettare e fare in modo che chiunque si possa sentire a proprio agio nel suo corpo. L'estetica che fa parte della bellezza che uno vuole mantenere, ovviamente, ma quello deve essere però di rispecchiare il proprio gusto. E per quanto riguarda la sostenibilità, che poi è un argomento importante di cui appunto si parla dall'inizio della mattinata, per quanto mi riguarda, al di là di quando io mi vesto per andare a degli eventi, io nella vita, cioè fallirebbero tutti, perché io nella vita proprio vado a togliere, perché facendolo di mestiere non ho neanche voglia e soprattutto non ce n'è bisogno. Per cui compenso poi comprando molto meno e specialmente non comprando tali. Quindi proprio abborro pellicce, tutto quello che... in generale, che è vero che si trova ovunque, però insomma anche da quel punto di vista cerco di fare una selezione. Grazie Euridice, e credo che il punto di vista di Euridice sia condiviso ormai da molte sue coetanee e da ragazze anche più giovani. Ma invece, Clara Tosi Panfili, che cosa le generazioni più adulte possono apprendere fare proprie, guardando a come consumano i giovani? Allora, io dico sempre che i giovani sono molto meglio di noi. A volte gli dico che ci dovrebbero denunciare proprio, una bella causa come quelle dei film, perché loro sono puliti, non hanno tutte quelle sovrastrutture che ci si sono create a noi, quindi di capire che una cosa funziona perché risponde a delle altre logiche che non siano quelle istintive. Allora, i giovani per esempio decretano il successo di alcuni brand, prima di tutto voglio dire subito che i giovani si rendono conto se un brand è sincero, se ne accorgono subito se c'è un bluff di fondo. Comprano qualcosa per due motivi fondamentali. Uno è viene da Greta, che ci ha insegnato tantissimo, non solo lei come personaggio fantastico, una fatina che viene da un altro luogo, proprio perché questo rapporto con l'ambiente. Comprano, adesso cito dei nomi, non mi piace farlo, però comprano Patagonia perché sanno che quell'azienda fa un rimboschimento nell'America del Sud. Per esempio, c'è un atteggiamento di coerenza, quindi non è l'estetica del prodotto, ma è la filosofia di chi genera quel prodotto. Oppure
In questo momento storico, appunto, come diceva anche Federico, facendo questo lavoro, io lo faccio nel backstage quel lavoro, però sempre di più le persone non vogliono più essere persone ma personaggi, un po' per quello che è diventata la vita, un po' perché c'è questo senso di precarietà che ci è arrivata anche in quest'ultimo periodo, per cui si mostrano, ballano, fanno, quindi l'abito serve per essere non una persona ma un personaggio, vogliono una parte nella storia che è questo mondo. Quindi i brand che sono capaci di trasferire il valore di questa possibilità, e ritorniamo a un'idea di cinema, quindi di abito che è quasi un costume più che un abito. Non sono d'accordo sul fatto, la moda non è così accomodante, non, a volte bleffa dicendo che veste una persona che è in sovrappeso, che non è vero, voglio essere un po' più sincera, queste sono tutte teorie che poi nel discorso pratico fanno più danni che benefici, perché se poi io vedo una ragazza che pesa 80 kg con i pantaloncini corti e le calze a rete, lei pensa che può star bene in quella situazione, qualcuno gli ha fatto del male, non gli ha fatto del bene. Però questa è una mia opinione privata, diciamo. Il discorso dell'inclusività, il discorso, quella filosofia che i ragazzi premiano perché vedono dei progetti, adesso mi viene in mente anche il lavoro, appunto l'abbiamo già citato, Gucci è molto bravo a fare questo lavoro, ma perché a capo di Gucci c'è una figura che questa cosa la fa con onestà, è la sua filosofia vera, non si è messo a tavolino con 10 pubblicitari dicendo oh come facciamo quest'anno a vendere questo, viene dalla sua formazione, per cui la storia di Armin, la modella di Gucci, vi ricordate Armena, che sta tanto criticata perché era brutta, quindi mettere e fare una scelta di una certa fisicità per fare una campagna vuol dire lanciare un messaggio anche politico, e i ragazzi quella cosa la capiscono e ti premiano. Non è una cosa di adesso, attenzione, ci tengo a fare un po' la professorina in questo senso. C'è un precedente nella storia, e ritorno al cinema, c'era una modella meravigliosa che si chiamava Donia Luna, che è la prima modella afroamericana che prende una copertina di Vogue nel 1966, mi sembra 67, e la critica che viene fatta a lei da questa giornalista che si chiamava Nancy White di Harper's Bazaar è la stessa che viene fatta 50 anni dopo ad Armin, per cui questo problema di creare un diverso, un qualcuno che poi generi un'altra filosofia e un'altra politica è una cosa che i ragazzi apprezzano tantissimo, perché c'è qualcuno che gli sta spiegando un'altra strada, un'alternativa al quotidiano. Un'ultima cosa ci tengo a dire, parlando appunto di quello che diceva Euridice, il successo che ha avuto Jane Fonda andando a ritirare un premio con lo stesso cappotto sulle spalle che aveva messo 10 anni fa, o Angelina Jolie recentemente, dove gli articoli che escono sono ma possibile che il vintage è più bello della moda attuale, capite che tutto si è rivisto, tutto si è confuso, tutto, per fortuna c'è uno stato di caos da cui sicuramente dovrà rinascere qualcosa, anche l'interpretazione del concetto del lusso. Io voglio chiedere a Federico una cosa, diciamo, voglio entrare con i piedi nel piatto. Diciamo, Federico, tu hai un grande mestiere alle spalle, no? Hai tantissima esperienza e ti trovi in continuazione a doverti però riprodurre con un nuovo te nella tua possibilità creativa, anche perché nel frattempo gli strumenti a tua disposizione, quello che prima magari mandavi in una televisione, in uno spot che interrompeva un film, magari qualche cineasta malediva, invece oggi i registi cinematografici, come sei tu ovviamente, poi diventano registi di spot, però adesso quella cosa lì, quel prodotto lì, con le regole del marketing che si stanno aggiornando e ne stiamo parlando abbondantemente stamattina, entrano anche in strumenti nuovi. Penso ai social, penso alla declinazione, anche la riproduzione da YouTube, ma soprattutto attraverso i social, che hanno addirittura dei formati diversi, no? Si parla di ovviamente di formato verticale, quindi non si può anche cominciare a immaginare che si giri in formato verticale. Ecco, questo dal punto di vista tuo, di uomo di cinema applicato anche al marketing, come ti sta cambiando la vita? Molto, molto. Allora, molto anche perché è molto difficile pensare che un'inquadratura
in orizzontale possa valere anche per il verticale, però è quello che ci troviamo spesso a dover proporre. Sapete che in Inghilterra c'è un nuovo mestiere che è l'ottimizzatore delle inquadrature, cioè a partire dall'inquadratura che secondo il regista dovrebbe raccontare bene una cosa, ti dice guarda, se la facciamo così potrebbe andare bene sia in orizzontale che in verticale. Si inventano nuovi formati di ripresa che possono poi essere ridotti, segmentati per poter raggiungere tutti i formati, però insomma non è una gran bella cosa per chi ha insomma campato per anni sul fatto di saper costruire un'immagine che comunichi, no? Che racconti, che attraverso... Scorsese diceva che alla fine il mestiere di un regista, volendolo riassumere, è quello che sceglie cosa sta dentro l'inquadratura e cosa sta fuori dall'inquadratura. Cioè il fuoricampo non serve, quello che è in campo racconta qualche cosa. Ecco, il campo, ovvero l'inquadratura, il framing orizzontale, difficilmente può adeguarsi a un framing verticale. Quindi insomma, ci sono delle difficoltà grosse. Posso dire una cosa che non c'entra tanto con la domanda, ma che è un'urgenza relativamente a quello che diceva Chiara, che ha totalmente ragione, scusatemi, ma sul fatto della sincerità che i giovani sono abituati a riconoscere in un brand. Io ho due figlie giovani, di 16 e 18 anni, e quindi mi confronto spesso con loro su questa cosa. Ci sono brand, credo non farò nomi, che appaiono sinceri in questo loro proposito, per esempio di inclusività, eccetera, eccetera. Ci sono altri brand che mi dicono che, per esempio, non posso vestire una bambina di rosa e non posso vestire un bambino di blu per la questione dei generi. Ecco, questo genere di, come dire, di falsità vengono percepite dai giovani per un motivo molto semplice, che noi ci stiamo facendo, cioè noi ne stiamo parlando da due ore, meno di due ore in realtà, i giovani sono nati già con questi concetti, non hanno questa sovrastruttura, quindi quello che per noi è una novità, qualcosa di cui discutere, eccetera, eccetera, per loro è la base, cioè loro sono già nati con, per esempio, con i social. Noi stiamo parlando di come adeguare la comunicazione ai social, loro sono nati con quella comunicazione, è molto diverso come punto di partenza. Quando parlo con mia figlia, e parliamo per esempio di body shaming o questo genere di cose, tornando all'esempio che cito testualmente, del ragazzo sovrappeso, vestita in minigonna e calzarette, qualcuno glielo dovrà pure dire che è stato fatto un danno perché non sta bene vestita così, questo è esattamente quello che pensa un giovane, che dice, ma io perché non posso più utilizzare un certo tipo di termini perché diventa politicamente scorretto? Cioè se una mia amica soffre d'acne, perché io non posso consigliarle un dermatologo? Se una mia amica è obiettivamente soffre di obesità, perché io non posso consigliarle una dietologa, eccetera? Quindi adesso questa cosa, dal punto di vista, tornando a noi, della comunicazione, attenzione che c'è l'altro lato della medaglia, cioè a forza di essere troppo politicamente corretti, si corre il rischio di essere poco credibili e a questo punto poco accettati dai giovani, e c'è un cortocircuito della comunicazione basato su questo. Spero di essere riuscito a spiegarmi. Assolutamente, è molto chiaro, evidente, no? Che torno da Euridice, se il messaggio viene percepito come messaggio imposto soltanto dalla dittatura del politically correct, il sedicenne, il diciassettenne che l'ha introiettato da quando era piccolo, il politically correct, non vuole sentirselo, come dire, imporre perché così è in questo momento indispensabile. Invece a una millennial come Euridice vorrei chiedere come si comporta lei, al di là della moda, anche nel consumo di tutti gli altri generi che vanno dal cibo alle tecnologie, da che cosa è influenzata? Allora, io volevo un attimo però riprendere un secondo l'argomento precedente sull'ipocrisia della moda. Prego. Bene, va bene questo discorso, però bisogna fare attenzione perché sennò si cade nel... proporre delle soluzioni all'altro che non sono state richieste.
Allora, giustamente uno dice, perché non devo dire alla mia amica che ha l'acne e consigliarla, o alla mia amica obesa che non le sta bene quel vestito? Ma se quella persona si sente bene in quel vestito, deve potersi sentire bene in quel vestito. Poi parliamo di patologie gravi, e per cui uno ovviamente, proprio anche perché dettato dall'amore, è spinto a dare un buon consiglio, oppure un discorso di cattivo gusto, ma quello c'è sempre stato e sempre ci sta, indipendentemente dalla moda. Quindi magari diventano dei casi isolati di persone che si vestono male, e lì uno può dirlo come non dirlo. Però quello che diceva Clara su, però, poi l'esempio invece della modella brutta definita da lei oggettivamente, e allora era e allora lì noi non possiamo farci giudici di un concetto di bellezza, perché una cosa va bene, passa quel messaggio, l'altro messaggio a mio avviso non va bene perché non, è brutto per me. Allora lì poi diventa un gusto personale, per cui secondo me bisogna fare un pochino attenzione. È un argomento delicatissimo, per cui appena lo affronti rischi di sbagliare sia da una parte che dall'altra. Però ecco, io ci tengo a ribadire invece la libertà di essere quello che uno è, e certo che ci saranno alcune case di moda che sono più attente, più sincere, altre che invece ne fanno un discorso di quello che conviene al momento, di appunto di moda. Però ecco, attenzione, perché la libertà di essere quello che uno vuole essere deve essere un principio assoluto. Se poi è eccessivamente politicamente corretto, a mio avviso... Ci sta. Sì. Allora, abbiamo davvero 4 minuti prima di salutarci, e quindi domanda con risposta telegrafica. Da spot pubblicitario. Brugia. Ma un regista oggi è più libero o, rispetto a 20 anni fa, più costretto nel momento in cui deve comunicare un prodotto? No, più libero in realtà. Più libero perché il fatto di poter parlare di cose altre rispetto a quanto cremosa è un formaggio o quanto setosa è una camicia, ma di poter comunicare altri valori, nobilita anche un po' il mio mestiere in qualche modo. Quindi no, più libero e più felice. Rapido. Allora, io invece volevo chiedere una cosa ad Euridice, riprendendo a proposito del discorso della pubblicità. Ieri sera è stato presentato appunto il film Carla, appunto, al quale partecipa Euridice. Abbiamo riscoperto insieme ad Euridice che anche un personaggio come Carla Fracci, a proposito di cremosità, parliamo di una pubblicità di tanti tanti anni fa, era il 71, esatto. Era testimonia della Palmolive, e quindi di del primo sapone che si parlava essere appunto un sapone che aveva anche capacità, diciamo, di ingiovanire la pelle, di cui forse probabilmente Carla Fracci non aveva bisogno quanto è stata grande. Che bello è stato essere parte di questo progetto, Ridice, a proposito di icone. Ma guarda, è stato meraviglioso, perché è veramente poi è diventato un film che era sulla sua vita, e poi è diventato un omaggio purtroppo alla sua vita. Per cui è stato un onore entrarci in punta di piedi, in questo caso è un'espressione che calza a pennello con la danza, e insomma spero che il pubblico riesca a sapere un po' di più sul privato di questa donna così forte, che ha saputo conciliare tutti gli aspetti della sua vita, e soprattutto è andata avanti per merito, per talento, e non per altri strani motivi. Clara, nella chiusura, l'intelligenza artigianale ha bisogno anche di giovani artigiani. Abbiamo un minuto e qualcosa. Si trovano? Sì, lo capiscono che trovano, è il lavoro, sì, del futuro? Sì, 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 c'è un grande fascino per loro nel lavoro artigianale. Voglio chiedervi di poter chiudere, dopo tutto quello che ci siamo detti, con un esempio che mi è venuto in mente, che sarà un giovane artigiano, questo ragazzo, un mio studente. Si è laureato in moda da poco, e la sua tesi, per parlare di lusso e cosa io ho imparato da lui, è stata la reinvenzione della pelliccia della nonna. Un visone preziosissimo di questa nonna, c'era anche la nonna nella discussione della tesi, per me è una sintesi di quello che è il lusso. Lui l'ha smontata insieme, sta lavorando con una signora pellicciaia artigiana che non lavorava più perché le pellicce non si fanno. L'unico sistema è reinventare e reinventarsi, e lui mi ha insegnato, cioè
facendolo, ha creato un altro oggetto di lusso che è una pelliccia, per cui si porta. Secondo me è meglio portare una pelliccia reinventata che mettersi una cosa di plastica o che comunque non è deteriorabile. Quindi questa reinvenzione, questo nuovo lusso è la base, la strategia è proprio l'intelligenza. Vedete che abbiamo, c'è un fil rouge che ci accompagna, abbiamo parlato di abiti di seconda mano, di vintage, di usato anche nel precedente panel, e con Clara torniamo lì. Grazie davvero per essere stati con noi.